Hai capito, Marmottino? Oggi parleremo di un bel programma. Però, saluta gli amici che si sono appena collegati con noi. Dai! Buonanotte! Ok, amici, e benvenuti. Oggi iniziamo a parlare subito di questo programma che si chiama PhotoRec, che promette di recuperare i file corrotti. Noi parliamo dei file JPEG oggi. Se avete dei file JPEG corrotti, fatevene subito una ragione. È difficilissimo poterli recuperare, ma in certi casi si può. Mi sono guardato in giro, ho trovato questo programma che si chiama PhotoRec e me le ha recuperate tutte i JPEG. Ce n'erano alcune RAW, quelle non le ha recuperate. Andiamo subito a vedere come si fa. Ok ragazzi, come prima cosa ci richiamo a questo indirizzo per scaricare il programma. Lasciamo perdere per questa volta la versione beta, io ho scaricato la 7.1. Ecco, questa è la cartella, non c'è bisogno di installare nulla, è già tutto qua dentro, basta solo lanciare l'applicazione, che è esattamente questa qua. Questo programma non solo recupera file danneggiati, questo programma recupera tutto indistintamente e noi non possiamo scegliere nulla. Adesso vi faccio vedere i miei due file corrotti, dove sono, vicino ad altre foto, così posso riconoscere quelli che sono, se sono stati salvati. Vi ripeto, non potete scegliere nulla, il programma scaricherà tutto quello che trova dentro la schedina o l'hard disk, indifferentemente. Ora lanciamo l'applicazione, si apre una finestra DOS. Ok, qua bisogna scegliere i dischi rilevati, in questo caso ci interessa il disco fisso da 37 GB. Ok, qua dobbiamo selezionare la partizione giusta, in questo caso come potete vedere a destra c'è la scritta foto. Ecco, qua dobbiamo selezionare il file system giusto in cui è stato formattato l'hard disk, nel nostro caso è NTFS. Ok, qua dobbiamo scegliere se fare una scansione o se estrarre i file, ovviamente noi scegliamo estrarre i file dall'intera partizione e premiamo invio. La destinazione di salvataggio è semplicemente all'interno della cartella dell'applicazione. Quindi quando siamo pronti premiamo C. A questo punto il programma parte e inizia la scansione e il recupero, come potete vedere, JPEG 14 recuperati, TIFF e così via, e continuerà finché recupera tutto quello che c'è all'interno dell'hard disk. Il tempo stimato 11 minuti. Bene ragazzi, ci vediamo appena finito. Allora, come potete vedere c'è una differenza in termini di byte, perché ho abortito io il programma perché non era necessario andare fino in fondo per fare l'estrazione dei file. Comunque da lì potete capire se l'applicazione in effetti abbia finito o meno. Ora ci rechiamo all'interno della cartella dell'applicazione. Come potete vedere ci ha creato tutte queste cartelle nelle quali all'interno ci sono i file recuperati. Ora andiamo all'interno della cartella numero 1. Come potete vedere, qua ci sono tutte le foto recuperate. Ora vi metto, a lato i file originali. I file originali sono a sinistra. Come potete vedere, prendete ad esempio dove mi vedete vicino al file corrotto qua. E vedete che lì è comparso la foto recuperata, dove c'è il cane, e vedete che è rinominato in maniera diversa. Ora prendiamo questa qua ad esempio, dove ci sono io vicino alla macchina e c'è il file corrotto da parte, ed è quella lì la foto recuperata, che era questa qua corrotta. Come vedete, amici marmottini, non è stato per nulla difficile, no? Se conoscete altri programmi o metodi per magari recuperare dei file RAW soprattutto, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo alla prossima!